Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo unboxing Yu-Gi-Oh! Ancora una volta in collaborazione con Konami. Prima di cominciare, lasciate un bel pollicione all'insù per supportare questi video, dato che oggi non abbiamo uno structure deck o dei pacchetti da aprire, ma bensì un box molto speciale, chiamato Yu-Gi-Oh! Speed Duel GX Esami Paradox. Infatti ci sono appunto raffigurati i fratelli Paradox, ma per scoprire che cosa contiene dobbiamo girare questo box e andare a leggere il contenuto. Un cofanetto base, espansione di Speed Duel GX, Accademia del Duellante. Saltiamo la parte iniziale dove dice... Allora, questo mini cofanetto di espansione per Speed Duel GX, cofanetto Accademia del Duellante, funziona anche come starter deck, con 4 deck completi per gli Speed Duel. Aggiungi nuovi mostri, eroe elementale di Jaden, i mostri Roid di Cyrus, il drago acquatico di Bastion e il guardiano del cancello dei fratelli Paradox alla tua collezione per gli Speed Duel con questa nuovissima espansione. Che il gioco abbia inizio. Qui abbiamo le scritte ovviamente con i vari personaggi e le varie sottoabilità delle carte. E qui invece c'è scritto tutto quello che comprende all'interno di questo box. Non ci rimane però che andare ad aprirlo e scoprire il contenuto. Ed ecco il contenuto di questo meraviglioso e curiosissimo box. All'interno abbiamo il classico campo di carta, dove dietro ci sono scritte praticamente tutte le regole e le deck list. Eccole qua. Mo, regà, non riesco ad aprirlo tutto perché sono in uno spazio molto ristretto e se inizio a sbracciare può essere che tocco qualcosa e spacco tutto. Eviterei. Allora, oh, guardate un po' qua, un eroe sopravvive. È vero perché dietro, se non ricordo male, c'è scritto appunto che ci sono 4 di 12 carte rare segrete variant. E appunto sono proprio queste. Io a questo punto direi di andare a scoprire queste 4 di 12 carte variant da scoprire. Ok. Maneggiamole con cura, ragazzi, perché queste qua sono quelle che di solito valgono anche un po' di più. Un eroe sopravvive. Bellissima variant. Guardiano del cancello! Io me la ricordo sta carta, raga, e ogni volta mi spaccava di botte. Bellissima. Suijin, questa carta qui pure me la ricordo, ma non tantissimo. E poi abbiamo... Bello, super Vakeroid Jumbo Drill. Bellissimo, raga. Meraviglioso, anche se attualmente la carta che mi ispira di più al massimo è il Guardiano del Cancello, perché ovviamente, raga, è devastante. Diamo un'occhiata invece adesso ai deck che abbiamo qui dentro, partendo da quello con Evian, eroe elementale. Andiamo a spacchettarlo, togliamo la plastichina che ogni volta ci dà sempre delle grandissime emozioni. Okay. Ed eccolo qua, ragazzi, è una gioia per gli occhi rivederlo di nuovo. Perché pensate, come vi ho detto già qualche video fa, da ragazzino io giocavo il deck degli eroi elementali ed era pure un deck fortissimo. E quindi rivederli per me è una grandissima emozione. Evian, eroe elementale. Bustinatrix, eroe elementale. Clayman, eroe elementale. Sparkman, eroe elementale. Madonna, ragazzi, che spettacolo rivederli. Dea del terzo occhio, curibolato ovviamente, catapultatore oscuro, sta carta era di un fastidio incredibile, Bubble Man eroe elementale, Bladeage eroe elementale, Wildart eroe elementale, madonna ragazzi, Blazeman eroe elementale per esempio non me lo ricordo, polimerizzazione ovviamente, H, ho il cuore in fiamme, R, retta giustizia, Grattacielo 2, la città degli eroi, io mi ricordo di Grattacielo 1, un eroe sopravvive, Sabathiel, la pietra filosofale, what? Segnale dell'eroe, vabbè, come fai a non ricordartela, anello dell'eroe, contrattacco dell'eroe, tempesta, eroe elementare, questo dovrebbe essere tra Sparkman, Sparkman e Evian, e infatti... Electrum, eroe elementale. Uomo alato selvaggio, eroe elementale. Mariner, eroe elementale. Nova Master, eroe elementale. Drago acquatico. Ecco, qui credo che inizi il deck di Bastion. Drago acquatico. Oyo Zanryu.
Hydrogeddon. Due Hydrogeddon, ok? Oxygeddon, che ovviamente polimerizzati fanno il delirio. Jurak Protops. Jurak Iguanon. Carboneddon. Dogoran, il Kaiju Folle Fiamma. Drago Acquatico Grappolo. Deuterion. Doppio Deuterion. Riryoku. Pergamena della Malia. Un oceano leggendario, sta carta, ragazzi, per i mazzi acqua è illegale, fortissima. Legame H2O, appunto, per fondere Hydrogeddon e Oxygeddon. Legame D2O, bellissimo, raga, ma che bello. Fossile vivente. Sigillo maledetto della magia proibita. Sto registrando, sì. Legame DHO. Death Koala, me lo ricordo. Maga Bianca Pikeru. Wombato Des. Drago di ghiaccio e fiamma, anche lui me lo ricordo. Koala Marino. Nuvola rumorosa, il serpente tempesta. Quinta speranza. Dispositivo di apprendimento usa e getta. Cerchio incantatore di Pikeru. E come ultima carta abbiamo Guerriero Uforoid. Non è vero? Ce n'è un'altra. Necroid, sciamano, eroe elementale. Allora, i primi due mini deck sono stati un ritorno al passato incredibile. Adesso però andiamo a scoprire il deck dei, tra virgolette, androidi. Iniziamo infatti con Psychroid, Giroid, Steamroid, Drillroid, Uforoid, Segugio Meccanico, Expressroid, Ambulance Droid, Submarine Droid, Stealth Droid, Track Droid, Rescue Roid, Betonieroid, Cambio Arma, Esplosione dello Scudo fortissima, Zona di Connessione Veicroid, Turbine, Supercarica, Garage delle Meraviglie, Richiamo Emergeroid, Steam Giroid, questa è una polimerizzazione, una fusione. Super Veicroid Jumbo Drill, noi ce l'abbiamo variant. Rescue Roid Ambulanza. Super Veicroid Unione Stealth. E qui invece inizia il mazzo dei fratelli Paradox. Ed eccolo qua infatti, Guardiano del Cancello. Mura Labirintiche, ma raga 3000 di difesa fortissima. Clown Stupido. Clown del Sogno. Girai Gumo. Demone Fantasma. Sanga del Tuono. Kaseijin. Che questi praticamente vanno poi a formare il Guardiano del Cancello. Suijin. Statua di Pietra degli Aztechi. Clown Ryui Kishin. Kaiser Cavalluccio Marino. Rana Pescatrice Barbuta. Prodigio del Turbine. Scambio di Anime. Sta carta era pure fortissima. Pioggia di meteore fatate. Pupazzo da tributo. Doppia evocazione. Giudizio di Anubi. Labirinto dell'incubo. E qui iniziano le carte abilità. Abbiamo Eroi Uniti Fusione. Chimica in movimento. I Roid vanno alla grande. Ammirate il Guardiano del Cancello. Sotto pressione. Entroterra rilassante, madonna. Chumley, me lo ricordo molto bene. Mondo eroe. Vincolo di potere. Questo qua, se non sbaglio, era la carta per i Cyber Drago, no? Mi sembra. Credo. Vabbè. Attenzione, fratelli Paradox. Elementi di tuono, acqua e vento. Credi nel tuo amico. E come carta finale abbiamo Piccoli Roid, grande città. Allora, raga, inutile che io ve lo dica, questi deck mi riportano indietro di non so quanti anni. E la cosa ovviamente fa sempre piacere, perché raga, tornare indietro a quando tu eri un ragazzino e ritrovare quelle carte, ovviamente dopo tot anni, è bellissimo, raga. Quindi
Che dire, regà, se anche voi siete dei nostalgici o perlomeno volete fare degli speed duel, vi consiglio assolutamente questo box che troverete prestissimo negli OTS, ovvero i negozi ufficiali. In descrizione vi scriverò... in descrizione vi scriverò la data precisa in cui troverete questo box. Noi ci vediamo con i prossimi video unboxing in collaborazione con Konami, sempre solo qui, su Tuberanza. Ciao! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining.